Come società state per lanciare un nuovo prodotto di investimento sul business NPL, di che si tratta? Giustamente, allora, insieme ai nostri colleghi spagnoli stiamo per lanciare un nuovo prodotto che si chiama Quantitative Risk Management, la gestione del rischio nel senso quantitativo. All'interno della nostra piattaforma sud-europeo abbiamo assunto un team di colleghi ex Sareb che derivano dal mondo più analitico ma anche a livello di modeling. Queste persone insieme a un team dedicato in Italia ci aiuterà un po' a aggregare e a rilevare delle dati importanti a livello di la gestione di NPL, sì a livello buy side per gli investitori ma anche a livello sell side per le banche. Quindi chi è il target di investitore? Investitore, ripeto, sia private equity ma anche quello che necessita un po' al mercato italiano è un investitore un po' a lunga durata, quello che va chiamato il famoso value add, investitore non più opportunistico. Abbiamo visto che ormai le banche italiane non possono più accettare un'erosione del loro capitale, stanno cercando partnership come abbiamo visto in operazioni tipo Sandokan o Rep o altri dove c'è una condivisione di rischio ma anche una condivisione del ritorno. E quale sarà l'obiettivo di rendimento? Il rendimento ma dipenderà del tipo di investitore, gli opportunistici sono sempre alla ricerca di ritorni oltre il 15%, ci si immagina un value add investitore doppio digito 10-11 ma anche il 9%. Ma per intenderci, quindi voi andate a fare concorrenza a quello di cui si occupa ora questo col fondo Atlante 2 o sono due ambiti diversi? No, sono due ambiti assolutamente diversi, la nostra è una consulenza, aiuta l'investitore a capire non soltanto il valore sottostante di un portafoglio granulare con questi modelli, ma anche il valore della posizione creditizia, basandoci su informazione database, ma anche informazioni interne nostre a GLL. Questo qua aiuta l'investitore ma anche la banca che capire bene cosa vendere, quando venderlo, che impatto avrà su il loro bilancio, i risk weighted assets, delle cose che ad oggi sembrano dal nostro punto di vista non viene sempre considerato nel creare il portafoglio da allineare.